semi sono quelli che mi ha dato Alessio, che ha quel bellissimo canale, ve l'ho già detto, in cui parla dei suoi funghi, della coltivazione, dei vari sistemi che vi invito a guardare. E mi ha mandato l'ultima volta questi semi. Io ve l'ho detto che lui partecipa a queste gare internazionali delle zucche più grosse e arriva sempre tra i primi, perché ne coltiva delle zucche che io ho visto alcune fotografie che mi ha mandato che superano i 400 kg, quindi mi ha mandato qualche seme, è evidente che io non riuscirò mai a raggiungere quei livelli lì, però i semi me li ha mandati e io voglio assolutamente metterli perlomeno, guardate, ne metterò semplicemente 4, 2 di un tipo e 2 di un altro tipo. Devo mettere quelli, mi aveva detto, un po' più panciuti. Metto questa qui. Adesso vi dico anche la tipologia, ecco qua, vi dico anche la tipologia. Questi qua che ho messo prima sono, qui c'è scritto la Sperry Self, che non chiedetemi cos'è. Questa qua invece non c'è niente scritto e quindi non ho la più pallida idea. Queste qui sono, se a qualcuno può interessare, è l'etichettina dei funghi che ho messo adesso. Dei funghi, scusate, io perché Alessio lo collego sempre ai funghi, no? Ma in questo caso è ortolano, è coltivatore di zucche giganti. E niente, questa è pronta. Ne ho messi 4, 2 di un tipo e 2 di un altro. Vediamo cosa verrà fuori. L'etichetta adesso non le ho prese, le metterò dopo. Però la Germibox è pronta. Adesso prenderò le altre. Ecco, ne ho altre due. Vi ho detto che volevo fare questa nuova semina. Allora, il problema è che per prendere devo trovare il sistema di... Ecco fatto, forse così ci siamo riusciti. Volevo mettere in questa qui le zucchine tonde, cosiddette di Nizza, perché noi le mangiamo molto volentieri, anzi, se dico proprio, se voglio dire fino in fondo, la verità è che le preferiamo ancora le zucchine classiche, perché le troviamo molto buone, facili da tagliare, da gestire, quindi insomma, è un qualcosa che vogliamo continuare. E quindi metterò queste. Se riesco a far stare aperto questo contenitore, che invece mi fa tremolare, allora mettiamo acqua e camomilla, bagniamo questo letto di carta paglia, credo che sia della Scottex, non lo so, comunque noi l'abbiamo preso alla Coop. Allora, adesso metterò lo zucchino tondo chiaro di Nizza. Io l'altra volta ho detto un'inesattezza, mi scuso. I semi io li compro da un paio d'anni, quasi tutti, non tutti, dal mondo dei semi, che ho detto bella azienda, bottega siciliana. Invece mi sono sbagliato, mi sono confuso perché ovviamente ci si può confondere e chiedo scusa. Invece è della città di Porto Sant'Elpidio, se non sbaglio, in provincia di Fermo, nelle Marche. È proprio completamente da un'altra parte. Qui parliamo di centro Italia, io ho detto del sud Italia. Chiedo scusa, ma ho rettificato e quindi sono a posto con la mia coscienza. Il mondo dei semi, bellissima co confezione, vedete che si apre, si chiude, rimane sigillato, ottimi semi, germinazione altissima. Qui siamo addirittura al 98%,
Tutto chiaro, le istruzioni, insomma, una ditta che ci si può fidare. Io l'ho fatto da un paio d'anni e sono contento e quindi ho continuato. Ecco qua, sono riuscito a aprire. Adesso vediamo se riesco. Ho detto che voglio mettere lo zucchino tondo di Nizza. La rettifica l'ho fatta, che avevo sbagliato l'altra volta, ne metterò alcuni. Pensavo di metterne una decina, non di più. La germinazione è molto alta, però poi non voglio metterne troppe perché se no poi alla fine poi non so cosa farne. Hanno, mi pare, 2 anni di scadenza, adesso se non sbaglio. Trapianto del salto del filo 1 metro, all'interno marzo, aprile, maggio, semina all'esterno. No, non c'è scritto. La cucurbita pepo si chiama, varietà zucchino tondo chiaro di Nizza, peso netto 5 grammi, prodotto dal mondo del semi, categoria standard normative CE. Germinazione, data di germinazione fino a dicembre del 24, tutto il 24, quindi siamo a posto. Benissimo, anche questa è fatta. Bagnare, ho bagnato, i semi li ho messi, ne ho messi 3, 3, 6, 3, 9 e siamo a posto. Chiudiamo e sono due, ancora uno, ecco qua. Bagniamo il fondo e poi ho deciso in questo di mettere il pomodoro principe borghese, quello basso, che tra l'altro l'amico Samuele mi ha consigliato e mi ha dato questa bustina in omaggio. Io lo ringrazio pubblicamente, non me ne ero manco accorto, era nell'ultimo pacchetto. Allora io avevo chiesto a Samuele, che non conosco se non via mail, avevo chiesto Siccagno, che è una tipologia di pomodoro che è da 2 anni che cerco, ma non riesco a trovarlo. Anzi, vi dirò subito dopo. Avevo chiesto a loro se avevano dei semi di Siccagno. Siccagno è un pomodoro del sud Italia che sembrerebbe, da cosa ho letto, come dire, in via di estinzione, perché non ha una grande produzione, cioè non produce tantissimi frutti, però ha una resistenza incredibile, basso, non si deve insomma, sostenere con canne o quant'altro, ma corre a terra, cosiddetto, e resiste insomma, a temperature altissime, a bagnature irrilevanti e rarissime, ed è un pomodoro che si adatta più per la salsa che non per il consumo in insalata, però va bene anche per fare le insalate di pomodoro. Io mi sono buttato nel richiederlo, ma qui non l'ho trovato. È strano perché hanno tantissimi semi, ma non ce l'hanno, perché loro sono autoprodotti, per cui quello non ce l'ha. E lui mi ha consigliato questo pomodoro principe borghese, che io non conosco, che mi ha detto che è molto simile al Siccagno come proprietà, come qualità, però non è Siccagno. A forza di insistere, perché io sono un po' testone, ho trovato una dozzina di piantine di Siccagno da un altro rivenditore, che non dico più se del centro o del sud Italia, per non dire, per poi non dover correggermi nuovamente, ma li vende solo in piantini da 12, delle vaschettine da 12. E quindi me li manderà, ma me li manderà a fine marzo, per cui io fino a fine marzo non avrò questi piantini, li metterò decisamente poi in serra, chiaramente, perché all'aperto non posso metterli fino a maggio, perché fine marzo qui è ancora troppo frescolino per mettere all'aperto qualsivoglia verdura. Benissimo, andiamo avanti, non facciamola troppo lunga, quindi metterò questo pomodoro principe borghese che non ho mai messo, che non conosco, ma dalle notizie e dalle foto che ho visto è molto simile
al pomodoro alla tipologia che vi ho detto prima. Però non avendolo mai messo, voglio provare. Poi questa addirittura è pure una bustina omaggio, per cui ringrazio Samuele del mondo dei semi e voglio sicuramente provare. Ecco qua, ne ho messe una trentina di semi e quindi credo che vada bene. Bene, adesso richiudo il tutto. E vi faccio vedere dove li sistemo insieme agli altri. Ecco qui, amici. Ora le ho schierate tutte sul tavolino e quindi niente, ora il tavolino è pieno e non ne metto più, chiaramente. Le altre farò poi video a parte e metterò e sistemerò come faccio sempre da anni. Direttamente nei vasetti, queste le ho fatte con le Germi Box perché ve l'ho detto, esperimento dello scorso anno, ha funzionato perfettamente e quindi ho voluto riproporlo perché è interessante, molto piacevole vedere le radichette dei semini che spuntano e quindi ho pensato di farvelo vedere per chi volesse copiarmi, che io ho copiato da altri, tra cui anche l'amico Orso di campagna. Niente, le altre le semino nella maniera classica, ma aspetterò ancora qualche giorno perché aspetto che, insomma, almeno di essere intorno a metà febbraio, quindi prossima settimana come minimo. Il tavolo è pieno, il tavolino qui è pieno, le ho bagnate di nuovo tutte quante con acqua e camomilla e quindi per oggi il lavoro è fatto. Quanto prima metterò anche questo video e poi arrivederci al prossimo. Ciao a tutti, bye bye!